i mariti che tradiscono. Dice un po' quello che a modo mio dico io, dicendo guardate che il tradimento maschile non è come quello femminile. Però detto fra noi, ci vorrebbe anche una tolleranza maschile per un cambiamento di interesse femminile, perché le donne quando vengono, decidono che se ne vanno, vengono, no, non lo dico io, ci abbiamo un femminicidio, anzi un femmicidio al giorno. Cioè se tu conti che sono 365-287 donne, significa che l'idea che le donne si, ti lasciano, ti abbandonino, diventa insopportabile per loro. Se loro le lasciano, il buon Ulisse sta fuori 20 anni, non succede niente. Ma se, se le donne lo fanno diventa un problema. E se non ti ammazzano, ti torturano, ci sono. Io faccio da anni separazioni e laddove il maschio non è d'accordo a separarsi è un tormento per tutti, di tutti i generi. Vero è anche però che le donne, devo darti, darti conferma, le donne hanno, io non dico 10 punti in più, ma quando si tratta di crudeltà o di tormenti sono persone abituate talmente al tormento che lo infliggono il doppio. Io sono preoccupata del femminile, perché quando tu dici giustamente alle donne sono più, hai ragione, non, non discuto assolutamente, però attenzione che non diventi un problema per non educarle, nel senso che ti prego di credere che se le donne in questa terza fase, invece di fare soltanto le denunce sulle violenze che peraltro vanno fatte, e anzi bisogna invitare a denunciare, e anzi le persone cominciassero veramente a formarsi e a capire il valore che hanno, l'importanza che hanno e la differenza che le riguarda, perché è una, le donne non sono uomini, il corpo delle donne non è il corpo degli uomini, il pensiero femminile non è il pensiero maschile, con tutto che si possono incontrare, integrare, essere perfetti come Yin e Yang, però non è la stessa cosa. Ma sarebbe allora, questa la vera uguaglianza, no? Ma infatti no, si realizza solo se tu c'hai l'idea, è chiaro, è il rispetto assoluto della diversità, che come sai in un mondo xenofobo e razzista diventa fermo. Allora io ti do perfettamente ragione, però noi dobbiamo allearci perché questo cambi, perché le donne sappiano e lo sappiano bene che se il mondo si salva, non dico come lavorante il mondo salvato dai bambini, però qui le donne lo sa. Guarda, c'è una intuizione maschile in questo senso eccezionale. Quando la nave va a fondo cosa dicono? Prima le donne e i bambini, sai perché? Perché le donne e i bambini sono il segreto del mondo. Allora se gli uomini che ci abbiamo intorno a noi capiscono questo e le donne capiscono che prima le donne e i bambini hanno un significato di continuità e di benessere del mondo, il mondo cambia. Se le donne si mettessero intorno ai tavoli a cercare di fare pace, di mettere insieme i popoli e di non far sfruttare a pochi cialtroni delinquenti che chissà che ci faranno con i miliardi che accumulano, che ci faranno quando saranno a morire, che ci faranno quando, ma questo dobbiamo dire. Sì, ma il cambiamento che tipo anche sappiamo, preconizziamo. No, cioè, lo dobbiamo fare in prima persona. Non può essere quello di sostituire la società fatta dagli uomini con una società fatta dagli uomini. No, attenzione. Ma e allora l'uguaglianza. Scusa, ma chi lo dice questo? Ma nessuno dice questo. Non è un problema di sostituzione, è un problema di inclusione e integrazione. Capito? Cioè non c'entra niente. Non direi mai che si sostituiscono mai. Il problema è capire chi sei, come sei, che caratteristiche hai il tuo essere donna o femmina, nata femmina, e il tuo essere maschio. Capire che certe difese. Scusa, ma una persecuzione o un maltrattamento come quello che subiscono in tutte le nazioni del mondo certe donne e le donne in genere dovrebbe far pensare, no? Cioè dovrebbe dare una, cioè tu non fai stupri, io se vuoi ti faccio l'elenco, avendo lavorato, e tu lo sai meglio di me, ci sono violenze, abusi allucinanti, una bambina di 10 anni, una madre del Bangladesh che straccia, te lo dico simbolicamente, il passaporto per non mandare la ragazzina di 10 anni in Bangladesh a sposarsi con uno che ce n'ha 32, lo stiamo scherzando. Quella è una pedofilia in atto. E perché è in atto? Perché sono in atto dei meccanismi sul controllo delle donne, sulle bambine, che sono terrificanti, devono cambiare. E devono cambiare partendo dagli uomini. Questo discorso va fatto agli uomini oltre che alle donne. Le donne pigliano coscienza di quanto è importante il loro ruolo, il loro corpo, che gira, che dà vita alle forme della vita. Cioè se ciascuno di noi ripiglia questo, il mondo cambia. Se no, no. Se beh, no, no. La maschilità si sente minacciata, soprattutto nell'organizzazione del mondo che ha creato, è chiaro che reagisce con violenza. Insomma, una reazione, sì, ma Marilla, dura da
dura da sempre, sono 5, chiudo, sono 5.000 anni, non è un giorno, cioè da sempre, è da sempre. Grazie. Allora, grazie a te, grazie di quello che hai detto perché condivido, però mi raccomando, teniamoci in alleanza, veramente. Io all'alleanza ci tengo, perché già la contrapposizione, non l'attenzione, non la diversità delle idee, ma già la contrapposizione significa tu donna mi vuoi fregare a me altra donna. Io non, le donne non le voglio fregare, non voglio che ci siano però, come dire, a me non piacciono le alleanze delle donne con i maschi per schiacciare altre donne o altri maschi, non mi piacciono. A me non piacciono le donne nemiche delle donne, che non tengono conto per esempio delle storie che hanno gli uomini a casa loro o non tengono conto di che ruolo possono avere verso di loro. Non mi piacciono le donne che fanno carriera e scrivono i libri perché sono passate per i comodini delle stanze d'albergo, per non parlare delle case a pagamento. Allora, non mi piace sta roba. Mi piace un altro tipo di dire, mi piacciono le donne che lottano per le donne e per i bambini, mi piacciono le donne che si affiancano ad uomini che fanno le stesse battaglie, mi piacciono le donne che vanno a studiare, che lottano per, non perché papà mio, ma perché anche papà mio. Se mio papà non avesse detto ti faccio fare 2 anni insieme, ho fiducia in te, ti hanno fatto un'ingiustizia, io non avrei letto quello che ho letto, che non sai quanto ho letto. Capito? Quello lo devo a papà e io non me lo scorderò mai. Allora, volevo fare in conclusione un piccolo appello che faccio sempre da editore. Allora, come vi ho appena accennato, le pizzerie sono piene, le librerie sono vuote. Considerazione brevissima. Lui è il nostro tecnico, Marco Caroselli, che oggi non ha lavorato perché non è servito il computer. Per le meravigliose parole che ci ha illustrato in questa sala. Essendo io papà di una bimba di 13 anni, e diciamo, quindi farò tesoro di quello che ho sentito. La prossima settimana servirà il tecnico con il computer o anche il magallo. Allora, scusate, così concludiamo. La ringrazio grazie mille. A lei. Allora, fatemi fare appello da editore. Allora, tanto al signore dico, se un volume da 15.000 pagine è possibile, però se ne possono fare 100 pagine l'uno. Ma poi le devo chiedere, lei da quanti anni sta alla la super letteratura, no, quindi il 1976. Allora, no, non era mio padre, io non era mio padre, l'editore Lucarino è sempre stato solo io. Allora, vi ripeto, le pizzerie sono piene e sono contento per loro, per carità, pure lì c'è tra chi la fa buona e chi la fa cattiva. Allora, vi prego, per risolvere in piccola parte il problema delle librerie e dei libri, se vi invitano a pranzo o a cena, che sono sempre calati pure questi, gli inviti, perché sono sempre più ridotti, portate i libri, non portate pasticcini che poi serve il dietologo, vino che serve poi il palloncino. Un libro non ho mai fatto male a nessuno, sta lì buono buono, non ti dice niente. Quando lo riprendi in mano, porca, sembra che non l'avevi letto, trovi delle cose che ti erano sfuggite. Ecco. Vi prego, c'è sempre un libro per lui e un libro per lei. Io lo dico a tutte le manifestazioni, a Cortina, molto lo dirò tutti i giorni, che ecco, perché penso che se riusciamo a far regalare libri, cresciamo un po' prima di quanto non lo stiamo facendo oggi. Grazie. Oltre a ringraziare l'editore Luciano Lucarini, che spero che troveremo, anzi già lo troviamo la prossima settimana con Magdi Allan, sappiamo quindi che non sarà, ci sarà il tecnico, bisogno del tecnico Marco Rosella, perché non servirà il computer nelle diapositive. Speriamo che ritornerà altre volte il nostro Luciano Lucarini e anche che la professoressa Parzi possa farci regalo di presentare altri libri qui da noi.
interessante sarebbe stato anche parlare un attimo di generazione H, anche della mania di certi dei ragazzi, specialmente nati dal 75 in poi, che rimangono chiusi dentro casa, non si muovono mai, perché non riescono si muovono. Poi che un libro con la firma dell'autore vale almeno il doppio. E potreste acquistarlo. Ringrazio ancora il collega Cicella, il direttore non è potuto venire, quindi mando i suoi saluti e Giovanni Versano. Poi si ammala per le malattie respiratorie. Ecco, grazie. Arrivederci.